Che fatica. Che noia. Prova, mi senti? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda parte della miniserie dedicata ad iPhone 13 Pro. In particolare, in questo episodio vedremo come fare un tracciato. Stop. Ti avevo detto, fai il sync dell'audio e poi entro io. Me ne vado, fanculo. Ciao a tutti, seconda parte della serie dedicata ad iPhone 13 Pro. Nella prima parte abbiamo visto come importare una scansione eseguita con l'iPhone 13 Pro all'interno di una scena realizzata in 3D. Oggi vedremo come fare il contrario, ovvero come importare degli elementi 3D all'interno di un video realizzato interamente con iPhone. Per aggiungere elementi di CGI all'interno dei nostri video, il primo step fondamentale è il camera tracking. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, il camera tracking è una tecnica che utilizza una telecamera per il riconoscimento di uno o più oggetti che si muovono all'interno dei nostri frame. Dopodiché un algoritmo analizza i nostri fotogrammi per determinare la posizione degli oggetti e quindi successivamente fare in modo che la camera virtuale replichi esattamente gli stessi movimenti della camera reale. La principale difficoltà del camera tracking è far seguire al software che analizzerà i fotogrammi l'esatta posizione dei tracking point che andremo a posizionare sullo sfondo. I problemi principali si riscontrano nel momento in cui i nostri movimenti della camera sono più rapidi rispetto al frame rate della ripresa, ovvero nel momento in cui è più evidente il motion blur. Inoltre, i sistemi di camera tracking utilizzano un sistema che analizza i movimenti dei tracking point e cerca di prevedere i movimenti futuri, andando molte volte a interpretare male i dati, rendendo il processo lento, snervante e impreciso. Oggi vedremo come saltare questa noiosissima parte grazie ad un'applicazione che si trova sull'App Store. Infatti, grazie ad essa farà tutto l'iPhone al posto nostro, permettendoci di esportare già un video con allegati i dati di camera tracking. L'applicazione in questione si chiama CamTrack AR. È un'applicazione gratuita che si trova sull'App Store. Questa applicazione è disponibile in due versioni, nella versione gratuita con alcune limitazioni e nella versione completa a pagamento. Ma adesso andiamo a vedere sul campo come si comporta questa applicazione e cosa ci permette di fare. Sono uscito, sto improvvisando qualcosa, non ho idea di cosa andrò a riprendere. Uno spiazzale magari. Penso di aver sbagliato strada. Vediamo se mi viene qualcosa di intelligente da fare qua. Come prima cosa ci sarà da scansionare il terreno per fargli riconoscere un po' le forme del piano. Come vedete si attiva questa griglia come nella scansione LiDAR che ci dà il piano. Conviene sempre rilevare anche l'area circostante per fare in modo che sia più preciso possibile. A questo punto bisognerà cliccare la conferma del piano, ok, e adesso possiamo andare a posizionare i nostri punti di ancoraggio. Il punto di ancoraggio lo metto qui e sarà dove poi inserirò il mio oggetto 3D. Quindi ho messo il primo, ne metto ancora qualcuno come riferimento, che adesso vado a registrare per fargli tracciare i movimenti. Ok, la scena l'ho registrata, vado a girarne un'altra, sto pensando cosa poter fare, ma ho già qualche idea, proviamo. Passo a cercare un altro punto dove fare una ripresa. Vaffanculo. Figola. Aia. Non so cosa potrà venire, ma... potrebbe essere figo. Sì, dai, qui va bene. Vediamo, questa è la scena che andremo poi a riprendere. Rifare questo. Ok, sarà tipo così. Per il momento ho finito le riprese. Inoltre questo video lo sto registrando con della nuova roba che mi è arrivata e la settimana prossima magari, se riesco, faccio già uscire la recensione sul canale. È roba interessante secondo me. Ti prego, reggi per un secondo. Ok, qualche ripresa l'ho fatta. Nella prima scena mi sono dimenticato di fare una foto HDR, una foto sferica. Quindi per il momento va bene così, ci faremo andare bene quella che abbiamo già fatto. Boh, possiamo tornare in studio se ritrovo la strada. E non è così scontato. Figata, ho trovato questa casetta.
capire un po' qual è l'angolazione migliore. Sì, ho deciso, faccio da qua. Boh, figo, forse ho trovato un punto dove fare il tutto. Adesso andiamo in studio e vediamo cos'è uscito, per vedere se le riprese sono utilizzabili, se è venuto bene tutto. Ho fatto una ripresa col camera tracking con CamTrack AR, una scansione del terreno per aggiungere poi magari del fogliame per terra per coprire un po' dell'oggetto in CGI che andremo a mettere. Una foto HDR per replicare le stesse condizioni di luce del video, per una questione di riflessi e luci ambientali. Bene, dopo aver registrato la nostra scena, siamo pronti ad importarla su Blender. Come prima cosa andrà installato l'add-on che ci consente di importare i dati di camera tracking all'interno di Blender. Gli sviluppatori di questa applicazione ci mettono a disposizione il file dell'add-on da installare direttamente su Blender. È una procedura semplicissima, si fa veramente in pochi passaggi. Quindi passiamo al computer e vi faccio vedere come fare. Ok, terminate le riprese, la prima cosa che dovremo fare sarà inviare al computer le cartelle che ci avrà creato CamTrack AR sul file manager del nostro iPhone. Quindi le inviamo al computer e le apriamo da lì. All'interno della cartella del video troveremo diversi file, tra cui questo qui, che è il file dell'add-on che andremo poi ad installare su Blender. Quindi apriamo Blender, clicchiamo su Edit, Preference, andiamo nella sezione degli add-on e facciamo installa. Dopodiché andiamo a cercare nella cartella del nostro video il file .python, questo qui. Andiamo a installarlo e dopodiché lo troveremo attivato qui. Nel caso non fosse già attivo, attiviamo la spunta per renderlo poi disponibile su Blender. Facciamo partire un nuovo progetto, ci dirigiamo nella sezione VFX, Motion Tracking, e apriamo il video che abbiamo registrato. Ok, come vedete qui abbiamo tutto il nostro video come l'abbiamo girato. Ricordatevi di fare come prima cosa questa qui, quindi di andare su Color Management e di impostare su Standard. Quindi dopo aver installato correttamente l'add-on ci dirigiamo su Import e ci apparirà questo formato disponibile, che è il formato di HitFilm .hfcs. Quindi selezioniamo questo, ci ridirigiamo nella cartella del video e selezioniamo questo file. A questo punto, come vedete, io posso visualizzare i punti di ancoraggio che ho messo in fase di registrazione del video. Questi qua sono i punti di ancoraggio. E questa qua è la camera virtuale. Come vedete, al momento la camera già si muove in base ai movimenti. Quindi fatto ciò dovremo solamente impostare il video come background alla camera. Quindi andiamo a selezionare la camera. Ricordiamoci di selezionarla come camera attiva. Ok. Ora andiamo su Solve. Set as background. Come vedete adesso la camera è perfettamente traccata. Suggerimento che vi do, in quanto io sono impazzito i primi giorni perché non riuscivo ad avere un tracking perfetto, dovete spostare i keyframe di una posizione, in quanto il video parte dal frame 0 mentre solitamente i progetti di Blender partono dal frame 1. Quindi spostiamo questi keyframe di una posizione e adesso il video sarà perfettamente tracciato. Ora non ci resta che andare ad aggiungere il nostro oggetto. Potete attivare uno snap in modo da poter beccare la posizione corretta. Ok, fatto questo, aggiungo un piano per le ombre. Lo scalo di 5. Ok. Adesso non vedremo niente perché c'è da fare prima una cosa. Bisognerà andare nella schermata di render, nella sezione film, attivare la trasparenza. Ok. Ora vedremo lo sfondo. Dopodiché imposto il piano in modo da far vedere solo le ombre. Ok. Adesso aggiungo una luce, che è quella del sole, che posso impostare più o meno dov'era, per avere le stesse condizioni di luce. Nel caso avessimo un materiale riflettente, dovremmo impostare l'immagine HDR e andarla a posizionare correttamente.
Per fare questo vi consiglio di disattivare la trasparenza in modo da poterla vedere correttamente. E posizionarla nella stessa posizione in cui avete ripreso la scena. Ok, ovviamente era dall'altra parte. Fatto questo, adesso vi faccio vedere cosa ho fatto io. Ok, il video per oggi finisce qui, noi ci vediamo nella prossima parte dove vedremo l'attrezzatura che ho utilizzato per registrare il video in esterna, quindi qualche accessorio per iPhone. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!